Amici, sono sul treno, quello che passa sotto la Manica. Adesso siamo ancora fermi, ma tra un po' partiremo. Tra l'altro è molto interessante perché succede sostanzialmente che a un certo punto ti accorgi che stai attraversando il confine perché cambia la rete, quella a cui sei connesso, no? E quindi diventa da II, che è quel mio operatore inglese, a SFR, che è quello francese. Ed è interessante perché mi ha fatto pensare che cambi e ti rendi conto del cambio di country, di paese, solamente attraverso il digitale. E questa cosa fa riflettere, perché ovviamente oggi i confini sono sempre più digitali e sempre meno fisici, no? E quindi il long distance nationalism, nationalism, per essere più inglese, è ormai il temone, secondo me, centrale, che è quello su cui abbiamo a che fare un pochino tutti ogni volta che abbiamo un problema con una piattaforma e ci rendiamo conto che in realtà la polizia, il nostro Stato, può fare poco perché afferisce, appartiene ad uno Stato straniero con leggi straniere. Quando magari a volte ci truffano, la prima cosa che viene da dire è: sì, vabbè, ma non può fare qualcosa la polizia? No, la polizia ovviamente fa una marea di cose insieme all'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, ecco, siamo partiti, guardate. E fanno tante cose e sono bravissimi, e tutte le volte che non sentite nulla, che non succede nulla, vuol dire che ci sono loro, anche perché considerate che oggi arrivano qualche migliaio d'attacco al giorno solamente al nostro paese e molti di più alle singole persone. Però il problema è che se vi chiudono, rubano un account, se fanno attività di quel tipo, chiaramente non arrivano dall'estero. A volte il paese, gli Stati Uniti, un paese amico, come dire, a volte la Corea del Nord. E sapete, all'estero oggi si parla perfettamente italiano, nel senso che grazie all'intelligenza artificiale chiunque può impersonare noi, può impersonare un ladro, può fare mille attività che una volta non erano pensabili. E mentre noi attraversiamo fisicamente il confine, l'unico confine che mi interessa è quello digitale, perché adesso io ho i dati internazionali, ma in realtà la mia vita è prevalentemente digitale. E quindi questo è un po' il punto, cioè viviamo in un paese unico digitale, tutti condividiamo praticamente le stesse cose, ma nel nostro paese fisico, dove abbiamo la cittadinanza o dove siamo presenti in quel momento, a seconda di a che cosa ci si riferisce, ci sono regole diverse. E quindi questo sarà, secondo me, il grande problema. Long term nationalism, non riesco. Qua mi si vedi, mi si è incasinato un po' l'Italia insieme all'Inghilterra e alla Francia, dove stiamo andando ora. Siamo per andare sott'acqua. Ci vediamo dopo.